Ciao ragazze, ciao ragazzi, allora oggi voglio fare una full face of first impressions, quindi ho un sacco di cosine nuove che mi sono arrivate, ma soprattutto, come promesso, c'è lui, aiuto, c'è lui, c'è questo mega unicorno che mi è arrivato da Too Faced, che in realtà una pignatta andrebbe appeso e poi mi hanno spedito, notare, mi hanno spedito anche una, come si chiama, baseball bat, una mazza da baseball, qui c'è anche il gatto Denver che vi saluta ma sta sul tappeto, ma ho notato, e me l'avete fatto notare voi nel vlog, che c'è anche un'apertura sulla schiena se non voglio rompere l'unicorno, che sinceramente mi dispiacerebbe troppo, troppo carino, notare che è tutto arcobaleno. Da questa parte c'è la scritta Too Faced glitterata, dall'altra parte ci sono i cuoricini, è davvero, cioè, è bellissimo. E in questo momento ho di nuovo 7 anni e quindi andremo a prelevare il contenuto sulla schiena. Se mancherà qualche prodotto, perché non so sinceramente che cosa c'è all'interno, ma se mancherà qualche prodotto per fare un trucco completo, andremo a prendere altri prodotti che mi sono arrivati, quindi tutto nuovo oggi testeremo assieme. Vicino all'unicorno in realtà c'erano questi due prodotti perché non ci stavano all'interno, e c'è la Lives Festival. Lives Festival è il nome della collezione e c'è una palette di ombretti. Poi c'è questo che è un setting and refreshing spray, quindi lo utilizzeremo per fissare il trucco. E poi all'interno dell'unicorno Fairy Tears, no vabbè, questo è il mio prodotto preferito in assoluto, cioè non ho mai visto una cosa più Nicole di questo, cioè è rosa, ci sono le fatine, lo sapete, la mia fissa per le fatine, non ci posso credere, quindi, e questo è un lucidalabbra, ok, poi c'è un Angel Tears, oh ok, questo invece è un rossetto. Angel Tears, amo queste collezioni Too Faced con questi nomi. Ok, c'è un altro, sempre Angel Tears, ma credo che la tonalità sia diversa. Ah no, questo invece è un lip topper, quindi è un prodotto che va steso sopra al rossetto. Poi, sto divertendo troppo a pescare le cose. Poi c'è Mermaid Tears, beh giustamente, lacrime di sirena, e questo, anche questo è un lip topper. C'è un altro Fairy Tears, ma questo invece è un rossetto, fichissimo, cioè, oh, Unicorn Dreams, cioè notare il packaging è troppo bello, Unicorn Dreams Highlighting Stick, ok, quindi stick illuminante. Cioè, io vi giuro che come packaging, come nomi dei prodotti, come idea, è la mia collezione preferita in assoluto mai vista. Forse alla pari c'era solo la Hello Kitty Collection di MAC, ma vi sto parlando di tipo 6 anni fa, una roba del genere, davvero. Questa è la Hello Kitty, cioè sono state fatte per me praticamente. Poi c'è un altro highlighting stick, e poi, non è finita, non ci posso credere che ci sia così tanta roba. Poi c'è, questa è una polvere compatta, Rainbow Effect Highlighter, oh, ok, quindi questo è l'illuminante effetto arcobaleno, l'ho visto in giro, mi sembrava troppo bello, anche se non so come possa essere steso, se è tutto colorato. E poi c'è un altro lip topper, sempre Unicorn Tears, no vabbè, c'è, non, ah, e poi è anche pieno di coriandoli colorati, sì! Però in realtà, sì, questi servono se vai a rompere la pignatta e quindi cadono. Che figata. E un altro Unicorn Tears, oh, e questo invece è un bronzer, quindi è una terra. Che figata sono questi prodotti. Vado a constatiamo, ah no, c'è ancora qualcosa, ci sono ancora diverse cose ragazzi. Allora c'è un altro Mystical Effect Lipstick, quindi un altro rossetto, e poi un altro Mermaid Tears, lacrime di sirena, e questo invece è un rossetto, l'altro era un lip topper. Oh my god, non ci posso credere. Andiamo a pescare di nuovo, magari esce ancora qualcosa. No, purtroppo no, purtroppo no. Fantastico, veramente. E questo assolutamente voglio conservarlo. Non posso buttarlo via. Non potete capire, stavo guardando il catalogo della collezione e cioè, da perdere la testa, davvero, da perdere la testa. Guardate che roba, guardate che roba. Addirittura gli stick li hanno fatti con tutti tipo i ghirigori a mo' di unicorno, cioè di
corno di unicorno, no, è fantastico, adoro, adoro, la mia collezione preferita. Adesso vedremo però come si comporta e appunto abbiamo anche molti altri. Intanto sto prelevando della scrivania perché ho davvero tanta roba da provare assieme a voi. Inizieremo con il primer, ovviamente, ed è di Dior, è il Dior Skin Forever and Ever Wear, e questo ha anche un fattore di protezione 20 che non guasta mai, che non guasta mai anche in inverno. C'è scritto di shakerare bene. È colorato, mi aspettavo, non so perché fosse trasparente, ma lo vedete, è tipo, sì, vabbè, in realtà poi diventa trasparente una volta applicato. Iniziamo appunto con il fondotinta. Oggi vado a provare il Forever Undercover 24 Hour Full Coverage. Questo è il nuovo fondotinta di Dior, ne ho sentito parlare benissimo. Ho la tonalità 020 che dovrebbe essere giusta per la mia carnagione. Devo confermare, secondo me la tonalità è proprio quella giusta. E vai! E andiamo ad applicare il prodotto su tutto, tutto il viso. Ma che cosa sto qua a dirvelo che già lo sapete? Beh sì, devo dire che la copertura è notevole, è davvero notevole. Come al solito azzeriamo anche le labbra. Sì, è molto coprente, però in realtà è anche molto molto naturale, cavolo. Questo fondotinta mi ha stupito. Perché è sì coprente, però non ha quell'effetto mascherone che possono avere i fondotinta che di solito sono davvero full coverage. Wow! Da correttore, anche qui vado ad utilizzare un prodotto che non ho mai usato. Questo è il Naked Skin Weightless Complete Coverage Concealer. Questo mi è appena arrivato, ma credo sia cambiata la formulazione, perché io utilizzavo il Naked Skin ma era leggermente diverso, e secondo me questo è anche un pochino più chiaro. Quindi direi top, visto che ho sempre bisogno di correttori un pelino più chiari rispetto alla mia tonalità di pelle, per il contorno occhi soprattutto. E poi c'è anche qualche brufoletto. Mannaggia. Giusto l'altro giorno stavo pensando, oh, è un periodo che non ho brufoli, me ne sono usciti 3 il giorno dopo. E naturalmente cerco di fare meno tagli possibile in questo video, perché voglio che sia quanto più, come dire, genuino, nel senso che non voglio tagliare perché voglio fare una first impression quasi live, quindi quasi in diretta con voi. Poi cipria, allora questa è di Givenchy ed è la, oddio, devo pronunciarla in francese, allora io ci provo, Le Soissons Poudre, oh, c'è scritto in inglese Healthy Glow Powder, togo fregato. E questa è la numero 01. Questa è leggermente illuminante, a vederla è leggermente perlata, quindi spero in realtà che non mi renda lucida. Ma utilizzavo appunto una cipria di Givenchy che era simile a questa, forse un po' più rosata, e in realtà fissava per bene il make up, anche se non era super super opaca, quindi incrociamo le dita. A questo punto andrei a provare il bronzer. Guardate il packaging, quanto è carino. Confermo che questa collezione mi fa impazzire, sia i nomi, il packaging, tutto. E questo è l'Unicorn Tears Iridescent Mystical Bronzer, e c'è la polvere e il bronzer con anche una parte più illuminante con i glitterini con l'unicorno. Cioè vabbè, io non so come farvi capire il mio amore per questa collezione. L'unica mia perplessità è che io amo le terre opache, questa invece la vedo molto molto luminescente. D'altra parte sta molto bene con questa collezione il fatto di avere luminescenze, glitterini eccetera, perché è tutto un mondo magico, un mondo fatato. Quindi vediamo un attimino. No, ma in realtà non è, oddio, è opaca quando la applichi, ma com'è possibile? Non so come sia possibile questa cosa, ma sembra davvero una terra opaca una volta stesa. Ah no, 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 ci sono delle piccole piccole pearlescenze che devo dire non danno fastidio con l'effetto del contouring, ma ci sono sotto il naso. Dai, facciamo un minimo, non proprio contouring, ma cerchiamo di alzare un pochino il naso con la terra oggi. A questo punto passerei al blush, e qui ho un blush che è completamente completamente magico. E magico non fa parte della collezione di Too Faced, ma è di Givenchy, ma questo è forse il blush più magico che si sia mai visto. Perché? Perché cambia colore, si chiama Noir Revelateur
la mia pronuncia francese è fantastica, lo so, datemi tutti 10. E questo è un blush rosato, ma quando si va a prelevarlo dalla confezione in realtà è nero. E intendo proprio nero, 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 non sto scherzando. E è la prima volta che lo utilizzo, ne ho sentito parlare, quando mi è arrivato ero molto felice di poterlo provare e quindi adesso lo faremo in videocamera. Ok, proviamoci, speriamo di non rovinare tutto il trucco, aiuto, ok. Allora un pochino qua, oddio, e poi è opaco, che stranezza. Ok, e andiamo a picchiettarlo, sperando, beh, il colore sta cambiando effettivamente. Non devo trascinare, ma devo picchiettare in modo da non rovinare la base che ho sotto. Non ci credo. Non ci credo. È diventato... Sfumiamolo che dall'altra parte. Non ci credo, è diventato davvero rosato. No. Ve l'ho detto che era basico, ve l'ho detto. Io l'avevo visto all'opera in qualche video, ma non l'avevo mai testato. No. Ed è anche super super naturale, ne basta pochissimo, come avete visto, davvero una piccola gocciolina, fantastico. Ok, poi come base per ombretto ne ho una nuovissima che mi è appena arrivata ed è di Mesauda ed è la Extreme Eyeshadow Base. E di solito i prodotti Mesauda mi piacciono molto, in particolare i loro prodotti labbra, lo sapete ormai, i loro prodotti labbra opachi, li adoro, specialmente i rossetti liquidi. Beh, vedo che è comunque color carne ed opaca, quindi sicuramente va benissimo anche per questo trucco. E poi iniziamo con lei, che è quasi la protagonista, non sono un pochino troppo... Andiamo su ancora di più, mi vedo un pochino troppo Heidi. Ok, andiamo assolutamente ad usare lei, la protagonista direi di questo video, perché è la nuova palette di ombretti di Too Faced. Wow, sono ovviamente la palette ovviamente è a forma di arcobaleno e ci sono tutti questi ombretti, sono tutti parecchio shimmer, a parte forse questo che è opaco, no, questi due sono opachi, tutto il resto è shimmer. Vado un po' oltre la mia comfort zone oggi, perché io di solito faccio sempre trucchi opachi o semi opachi sugli occhi, oggi invece devo lanciarmi su prodotti un pochino più shimmer. Inizierei con Beamin, che è l'illuminante. Stendiamolo soltanto sotto il sopracciglio perché lo vedo molto illuminante. Dopodiché vado a prendere il mio pennello piatto e vado a prelevare il colore Fantasy, che è questo viola intenso, visto che il colore della stagione dicono sia proprio il viola, perché non andare a provare un trucco su queste tonalità. Continuo a picchiettare il colore, appunto se utilizzate una base colorata viola ovviamente sarà più visibile, però devo dire che anche così con una base trasparente è comunque molto molto scrivente, come colore non è male. Prendo lo stesso colore però con un pennello da piega e vado a stenderlo anche nella piega, tento però di non salire troppo perché lì poi voglio andare a stendere altri ombretti. Devo dire molto belli questi ombretti, molto scriventi e con pochissimo fallout, sono molto meno polverosi rispetto a quelli della collezione White Peach, che è un pochino difficile da usare proprio per il fallout. Questi invece zero fallout, che quasi mi sembra strano perché con gli ombretti colorati di solito ce n'è parecchio. Forse qui sono salita un pochino troppo con il colore, perché adesso sulla parte superiore della piega vorrei andare a stendere in realtà un marroncino, veramente oggi non pronuncio le doppie, le pronuncio dove non ci sono. Vado a... io andrei a prendere prima Sunset Dreams, questo colore è Sunset Dream, mi ricorda molto il pigmento Melon di MAC, che è un aranciato dorato. Secondo me sono molto molto simili. Sfumiamo per bene i due colori in modo che il viola vada a sfumarsi con questo arancio dorato. Vado ad applicare Desert Vibes, il marroncino opaco sulla linea inferiore delle ciglia, e vado anche un pochino più verso il basso perché poi vado ad applicare di nuovo il viola soltanto nella parte alta, cioè quella vicino alle ciglia. E adesso ritorno su Fantasy e vado ad applicarlo, che è il viola, e vado ad applicarlo sopra, ma soltanto vicino all'attaccatura delle ciglia. Ora vado a sfumare per bene tutto
e andiamo a vedere se il trucco va bene così oppure dobbiamo scurirlo o renderlo un pochino meno forte. Poi applico la matita, questa è di NYX Professional Makeup, è la prima volta che la uso ed è un colore mirtillo, lo chiamo, quindi è un viola molto molto scuro, quasi un nero. Vado a stenderla sia sulla parte superiore delle ciglia visto che è un trucco bello colorato, direi di abbondare e renderlo un pochino più magnetico. Pieghiamo le ciglia, ormai step indispensabile, da quando non ho più l'extension non può mancare questo step. Altro step che non può mancare è naturalmente il mascara, questo è di NYX, anche questo vado a provarlo oggi per la prima volta e si chiama Worth the Hype, è volumizzante e allungante, quindi vediamo come si comporta, se riesco ad aprirlo. Ok, ce l'ho fatta. Ditemi, vi prego, che non sono l'unica ad avere sempre i capelli in mezzo quando stendo il mascara. Irrimediabilmente coloro anche almeno un capello, cioè almeno uno si colora ed ho capello biondo e poi una strisciolina di nero. Ok, lo vedo allungante, parecchio allungante e molto molto bello da vedere perché separa benissimo le ciglia, però non lo vedo tanto tanto volumizzante, forse andando a fare più passate diventa ha un effetto più dramatic, sì, evidentemente sì, perché andando a giocarci un po' diventa un pochino più strong come effetto. Vi devo dire che non mi dispiace affatto, non mi dispiace affatto questo mascara. Ora non ci resta che stendere l'illuminante e poi ci sono le labbra. Non vedevo l'ora di usare questo illuminante perché è bellissimo ed è arcobalenoso, quindi è tutto tutto colore arcobaleno. Io ho provato un illuminante simile a questo di un altro brand, non mi piaceva tantissimo perché si vedevano i colori quando lo stendevo. Io purtroppo ho la pelle molto molto chiara, quindi anche un illuminante leggermente azzurro, leggermente viola, la tonalità si vede su di me, quindi spero che invece con questo non avrò lo stesso problema. Vado a prelevarne un po', mio Dio, è troppo bello, è quasi un peccato usarlo, è troppo bello. Vediamo. Oh. Allora no, devo dire che viene tipo dorato, come si vede in videocamera? Secondo me è tipo dorato come colore, non lo vedo colorato. Per fortuna, mi sembra molto molto fattibile come colore. Sicuramente non è un illuminante semplice perché ha diversi glitterini, però credo che con un trucco così colorato ci stia bene. Vado a stenderlo un pochino anche sotto il sopracciglio, perché no? Perché no, visto che abbiamo questo trucco tutto magico oggi. E poi, come ci insegna Nikki Tutorials, vado a stenderlo anche sopra al labbro e sull'arco di Cupido. E poi facciamo la stessa cosa anche sul naso, perché no, anche se avrò il naso glitterato. Voilà, voilà. Ed ora non ci resta che andare ad applicare il prodotto sulle labbra. E io, cioè, ho ricevuto diversi prodotti per le labbra, c'erano sia gli Unicorn Tears che gli Angel Tears, poi c'era Mermaid Tears, quindi, ma io devo per forza utilizzare Fairy Tears, perché le fatine per me sono una cosa speciale, sono un ricordo di quando ero piccola, ho il tatuaggio di una fatina, ho una collezione di fatine qua sopra il divano che voi adesso non riuscite a vedere con questa inquadratura, ma è gigantesca, ho poster di fatine dietro di me se la vedete lì, quindi insomma, io sono una fatina praticamente, per farvela breve, e vado ad utilizzare sia il Fairy Tears Lipstick, e questo colore è estremamente strambo perché è giallo, però ho sentito che cioè so che questi prodotti in realtà cambiano colore sulle labbra, quindi non so che cosa aspettarmi, io vado e lo stendo, poi vediamo. Oh, mio Dio, è rosa! No, non ci credo. Oddio, è rosa anche sullo stick, ma come? No, io non ci posso credere, cioè lo vedete che si trasforma e diventa rosa, addirittura viola, cioè è dello stesso colore dei miei occhi praticamente. Beh, io non sono un amante dei colori metallizzati sulle labbra, lo sapete,
più che altro non perché non mi piaccia come colore, proprio perché secondo me a me non sta bene. Ho le labbra troppo voluminose secondo me per potermi permettere rossetti così così metallizzati, però l'idea di avere questo rossetto che cambia colore è stupefacente, cioè, e non credo stia poi così tanto male, forse un po' troppo rosa, un po' troppo viola, ma non sapevo di che colore fosse. E ora andiamo a stendere anche questo, che è sempre Fairy Tears. Questo è il Lip Topper, quindi è il prodotto che va applicato sopra e deve essere una specie di gloss, anche questo magico però, quindi temo che anche questo cambierà colore. Allora, vederlo è così, è giallino e dorato, vediamo che cosa ne viene fuori una volta steso. No, in realtà sto portando un po' via il colore del rossetto, forse non dovevo applicarli assieme. La colorazione lo vedo rosato con qualche punta di dorato. Quindi questo è il risultato finale full face with new products, perché ho utilizzato soltanto... Ah no, ci manca ancora lui, manca lui, ed è il Festival Refresh Mystical Effects Setting and Refreshing Spray. C'è scritto di agitarlo per bene, quindi facciamolo, anche perché sul fondo altrimenti rimane tutto l'effetto perlato. No, vabbè, che figata, adoro questa collezione. E vado a spruzzare il mio spray fissante, perché è uno spray fissante, non esce niente. Oddio, profumano, cioè è fantastico, è stata una scoperta, mi sono bagnata tutti i capelli, ma è stata una scoperta fenomenale, fenomenale, tutti questi prodotti di oggi devo dire che sono stati un po' una scoperta, perché ho scoperto questo fondotinta Dior che mi piace molto e che dà una copertura fantastica, ma con risultato leggero, cioè non si vede addosso, il blush di Givenchy nero ma che poi diventa rosato, vogliamo parlarne? Tutta la collezione di Too Faced, anche il mascara NYX, che, cioè, è veramente fantastico. Io davvero sono stata molto fortunata oggi, pensavo che qualche prodotto sarebbe stato un nì, forse i prodotti sulle mie labbra non stanno proprio benissimo, forse perché non mi vedo io tanto bene con i colori metallizzati sulle labbra, magari è una cosa mia, però davvero questo video secondo me è riuscito proprio perché ho adorato tutti i prodotti. Fatemi sapere nei commenti se secondo voi è riuscito oppure no questo video, fatemi sapere tutto. Se vi piace questa tipologia di video, quando mi arrivano nuovi prodotti posso sempre testarli e provarli con voi davanti alla videocamera, tipo che cosa ne dite, a mo' di diretta, che cosa ne dite, fatemi sapere mia family. Io vi mando un bacio gigantissimo. Questo video lo vedrete in realtà domani, che è giovedì, sì, quindi io vi aspetto venerdì con un nuovo video. Bacio, ciao!